Oggi piove, non posso uscire, quindi è il momento ideale, la giornata ideale per parlarti di una macchina che sto utilizzando ultimamente, la Sony ZV-E10. Sincero, quando Sony aveva annunciato e lanciato questo nuovo prodotto, io sono stato un po' scettico e critico, senza averla ovviamente potuta provare. Ho usato per parecchio tempo all'inizio di questo canale la Sony Alpha 6004 e quindi ritenevo questo prodotto, la Sony ZV-E10, una sorta di rimpacchettamento della stessa macchina. Per quale motivo? Un po' per giustificare i prezzi più bassi di questo prodotto rispetto a quelli molto alti di una Sony Alpha 6004, ma anche perché in quel momento, quando è stata lanciata, c'era la tendenza delle macchine per vlog, quindi ho pensato tra me e me che fosse un po' una strategia di mercato. Ma finalmente mi sono deciso a prenderla per provarla e ho dovuto ricredermi talmente tanto che sto seriamente pensando di inserirla sul set di macchine che utilizzo per fare le mie riprese. E ora ti spiego come e perché sono arrivato a questa conclusione. Ingenuamente possiamo pensare che per fare vlog basti in sostanza un qualsiasi device che permette di registrare video e audio, quindi potrebbe essere uno smartphone, una action cam, una mirrorless qualunque, ma chi fa vlog da un po' di tempo sa bene che ci sono delle funzionalità che possono tornarti utili ed altre che, se non ci sono, possono veramente complicarti la vita. Sicuramente fa comodo avere un autofocus molto preciso e versatile, avere un audio decente integrato nella cam, ma anche la possibilità di collegarci volendo un microfono esterno, avere la possibilità di cambiare la focale per fare sia delle riprese un po' più ampie, ma anche delle riprese più ristrette sui particolari magari di un prodotto che vai a recensire. Deve avere ovviamente una buona qualità d'immagine anche in condizioni di luce non ottimali, nonostante io vada a utilizzare questi fari la luce non è mai troppa. Peso e dimensioni ridotte, ovviamente, per poterla portare in giro o applicare con delle ventose su determinate superfici. Una facile integrazione con il computer per poter utilizzare queste cam per fare dirette su Twitch, su YouTube o altre piattaforme. Ovviamente la possibilità di avere un'autonomia elevata oppure di poter alimentare la cam mentre la si utilizza attraverso un cavetto USB magari. Ma solitamente tutte queste funzionalità non si riescono a trovare in un'unica cam, in un'unica mirrorless. I prodotti che troviamo in giro sono molto promiscui, adatti sia al fotografo che al videomaker che sta iniziando il suo percorso. Ma la ZV-E10 invece è un prodotto differente, sembra integrare tutte queste necessità specifiche per chi vuole fare vlog. Usando la ZV-E10 mi sono subito accorto di alcune funzionalità che non avevo sulle altre cam e che, appena ho iniziato a utilizzarle, ho pensato: wow, questo sì che è veramente comodo. E non ci avevo mai pensato, perché sulle altre cam che utilizzavo, ad esempio l'Alpha 6004, non avevo quelle determinate funzionalità, quindi non potendo utilizzarle non ne comprendevo nemmeno l'utilità. Ad esempio, tra le tante funzionalità specifiche per fare vlog, io ho trovato molto comodo un pulsantino che c'è qui dietro, che ti permette, cliccandolo, di attivare una modalità di autofocus che va a riconoscere molto facilmente quando gli pone degli oggetti davanti all'obiettivo, quindi ottima per fare recensioni o per parlare di un prodotto. Praticamente prendi l'oggetto, lo piazzi davanti all'obiettivo, lei mette a fuoco in un modo istantaneo l'oggetto, lo riconosce, lo tiene a fuoco, dopodiché, appena lo toglie dall'inquadratura, la cam ritorna a mettere a fuoco il volto della persona che sta facendo la recensione. Una funzionalità semplice, immediata da attivare o disattivare, che però funziona molto bene. Basta cliccarla, si attiva la funzionalità, quando non ti serve più la disattivi, e allora l'autofocus diventa tradizionale, rimane principalmente agganciato al soggetto che hai definito. La seconda caratteristica che mi è piaciuta molto, che trovo anche nella GH5 Mark II che sto utilizzando adesso per riprendermi, è il fatto che quando registri viene indicato molto chiaramente che stai registrando, quindi un LED rosso acceso oppure sul schermo del display tutto un contorno, una cornice rossa. Sembra anche questa una sciocchezza, ma in realtà, se fai vlog da un po' di tempo, sarà capitato anche a te sicuramente di parlare per alcuni minuti, fare un monologo davanti alla cam e poi renderti conto
che non stava registrando. La terza funzionalità che mi è piaciuta molto è stata la semplicità con la quale si integra come webcam con il computer. Basta collegarla via USB e la utilizzi come webcam con i vari strumenti, Twitch, YouTube o anche delle call Zoom, Skype, eccetera. Ma attenzione, qualcuno potrebbe pensare, vabbè, ma tutte le cam hanno in sostanza il loro software che ti permette di fare questo. E qui devo bloccarti un attimino. Ad esempio, se prendi la Sony Alpha 7C, casa Sony sempre, quella funziona tramite il software. Il problema è che, ad esempio, se utilizzi un Mac Mini con processore M1, che sono fuori ormai da un anno, questo software non è ancora compatibile, quindi non puoi utilizzare una Sony Alpha 7C per utilizzarla come webcam sui nuovi Mac. La ZV10 funziona in modo differente, praticamente ha già integrata una modalità di conversione video e quando tu colleghi via USB la cam al computer viene riconosciuta dal computer senza necessità di software, quindi viene vista come una webcam normalissima e qualsiasi software riesce a vederla e poi utilizzarla come webcam. Quindi questa è una modalità, una funzionalità di una comodità estrema, non hai idea. Ci sono poi tante altre funzionalità che non possiamo affrontare tutte in questo video, altrimenti andrebbe troppo per le lunghe. Velocemente posso dirti che puoi cambiarci gli obiettivi, quindi allo standard attacco universale Sony, molto comodo, tutto il parco ottiche Sony puoi montarlo sulla ZV-10. Hai l'ingresso audio jack se ci vuoi mettere un microfono esterno e hai anche la possibilità di avere un'uscita jack per le cuffie, quindi per fare il monitor dell'audio, una cosa che è difficile da trovare sulle cam più costose. Trovare in una ZV-10 è molto interessante, molto bello. Se non vuoi utilizzare il microfono esterno ma vuoi riprendere al volo con la cam, ha un ottimo microfono integrato, in più ti danno in dotazione l'accessorio per smorzare il rumore del vento. Anche questo è molto comodo perché non si muove, una volta fissato sulla slitta del flash è veramente fisso, immobile. Abbiamo poi delle funzionalità interne al software specifiche per fare vlog, tipo l'ottimizzazione dello skin della pelle nelle riprese. Io lo lascio sempre disattivato, ma c'è, è presente. E l'altra funzionalità molto utile è questo pulsantino che c'è qui sopra, che fa una cosa molto banale: cliccandolo, ovviamente con gli obiettivi compatibili, va ad impostare in automatico l'apertura massima di diaframma della cam. E questo è molto comodo perché in modo molto rapido puoi utilizzare l'apertura maggiore per cercare di ottenere uno sfocato più bello da vedere nelle riprese video. Sembra una funzionalità scontata, perché alla fine uno dice vabbè, basta ricordarsi di impostare il diaframma al valore più ampio, ma tanti magari non hanno voglia, non hanno tempo, devono fare delle riprese molto veloci, clicchi col pulsantino e lo fa in automatico. Quindi funzionalità semplice, in parte anche banale, ma molto comoda. Ovviamente non è una cam priva di difetti, anche questa ne ha, e tra questi non posso che non citare la stabilizzazione. È priva di stabilizzazione meccanica ed ha solo la stabilizzazione digitale, che non funziona nemmeno tanto bene. Sony poteva migliorare questo aspetto, anzi deve migliorare questo aspetto, perché è un po' scomodo girare con una cam come questa, con degli obiettivi che magari non sono nemmeno tanto ben stabilizzati, e non è buona dal punto di vista della stabilizzazione. Questo va detto, è una cosa da tenere in considerazione. Ovviamente non possiamo che parlare negativamente dell'autonomia, che ha una batteria veramente piccola, si scarica velocemente. Non ci sono problemi in studio perché utilizzi l'alimentazione tramite cavo, ma in esterna è molto difficile. Quindi se fai parecchie riprese in esterna, il mio consiglio è di dotarti di 2, 3, 4, 5, 6 batterie, che male non fanno. Non costano tantissimo se vai su quelle compatibili, quindi tieni in considerazione questo aspetto. Altra cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che ha qui una levetta che permette di fare lo zoom elettronico con gli obiettivi compatibili, che però non sono tanti in casa Sony. Quando monti un obiettivo che non ha la funzionalità di zoom elettronico, queste levette sono inutilizzabili, ti esce anche il messaggio sul display che non funziona. Ecco, sarebbe stato bello poter personalizzare questa funzionalità delle levette, almeno io non ho visto come farlo, in modo tale da dargli un'altra utilità quando utilizzi degli obiettivi differenti come questo 24 mm GM 1.4 che non ha lo zoom ovviamente. Ok, quindi lo ammetto, ho preso un abbaglio quando Sony ha presentato questo prodotto e non sono riuscito a coglierne i pregi e le caratteristiche che la rendono adesso veramente una cam interessante, adesso che ce l'ho in mano e che ho avuto modo di provarla. Sony, secondo me, con la ZV-10 ha creato il prodotto per fare vlogging. Non trovo altri termini per definire
questa cam. Ha tutto quello che serve per fare vlog e lo fa molto bene. Certo, siamo di fronte a una cam che ha un sensore APS-C e adesso che tutti stanno correndo verso full frame, ad esempio con la Sony Alpha 7C, che è una cam full frame compatta, quasi delle dimensioni della ZV-E10, potrebbe sembrare difficile guardare questa macchina, questo prodotto, ma in realtà dobbiamo ricordare che il prezzo di ingresso di questo kit è veramente importante ed interessante. Abbiamo un valore di circa 800 euro per il corpo macchina più un obiettivo in dotazione, 700 euro se vai solo sul corpo macchina, se già disponi di ottiche Sony, sia full frame che APS-C. Devi ovviamente ricordare che si tratta di una cam pensata per chi vuole fare vlogging. Se sei una persona che vuole fare anche fotografia, certo, puoi farlo con la ZV-E10, ha tutte le funzionalità delle mirrorless fotografiche di casa Sony, però mancano tutte quelle ghiere a portata di mano per cambiare modalità, eccetera, devi sempre passare attraverso il menu. È pensata quindi per il vlogger che fa principalmente riprese e poi deve fare magari qualche foto da inserire all'interno del video che andrà a realizzare. Che dire Sony, chapeau, si tratta veramente di un ottimo prodotto, hai fatto veramente una gran bella cosa per chi vuole fare vlogging, tant'è che io sto seriamente pensando di tenermela e di inserirla all'interno della mia attrezzatura per fare le riprese. Tra l'altro, se qualcuno di Sony sta guardando questo video, beh, se volete la prossima volta darmi l'opportunità di provare il vostro prodotto un po' prima di doverlo prendere io, magari riuscirei a consigliarlo a chi mi guarda in modo un po' più tempestivo, senza magari farmi delle idee che poi non rispecchiano la realtà. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto metti un like, vai qui sotto nei commenti e lasciami il tuo punto di vista. Se ce l'hai dimmi cosa ne pensi, se l'hai provata. E a me non resta che salutarti e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.